Buongiorno, nuovo vlog What I Eat in a Day. E niente, sto facendo colazione, perdonate, adesso con la videocamera e non riesco a regolarmi ancora il braccio, vabbè. E sto facendo colazione, oggi è, vi dico subito che è, oggi è venerdì 11 giugno, sono le 7:10, fra un po' devo andare pure a lavorare. E niente, mi sto appunto preparando per fare colazione. Cosa prevede il menù oggi a colazione? Allora, qui ho fatto una sorta di mappazzone, praticamente c'è yogurt greco con cocco rapé, semi di chia, e poi ci ho messo dentro due formelle di Weetabix tutte spappolate, è venuto questo pappone qui. Poi qui ci sono due pesche e qui c'è il mio tè alla pesca. Allora, sto per andare a lavoro, indovinate, è tardi. Allora, merenda che mi porto a lavoro: una fetta biscottata come fonte di carboidrati. E poi qui ieri ho fatto un esperimento che vi farò sapere poi com'è avvenuto, ma io presumo che sarà buonissimo. Praticamente cos'è? Se riesco ad aprirlo vi faccio vedere. È una mousse di albumi e banana, e sopra ci ho messo tipo 3 quintali e mezzo di cannella. E niente, vi farò sapere com'è avvenuta, e se è andata buona vi faccio anche la video ricetta, promesso. E niente, adesso scappo perché sono in ritardo. Con la videocamera praticamente è impossibile girare i video, cioè non so neanche io come facevo a fare i tutorial con sta cosa. Comunque, pranzo pronto, sto finendo di apparecchiare la tavola e adesso vi faccio vedere che cosa mangio oggi per pranzo. Allora, comunque riso con cereali misti e condito con salmone e pomodorini pochino, e poi dei fagiolini come contorno. Faccio vedere, allora eccoci qua. Abbiamo fagiolini conditi con olio e aceto e un po' d'aglio, e qui invece abbiamo il riso con i cereali, che io spero si veda ma non credo. Comunque c'è riso, orzo e farro, condito con salmone e pomodorini. Buon appetito! Allora, stavo giù a cucinare tutte le mie verdurine eccetera, poi mi sono messa a fare una torta di mele così, e mi è venuta un po' fame, quindi adesso faccio merenda e dopo mi alleno e mi bevo un bel caffè e mi faccio una fetta biscottata che spero si veda dove sta. Aspettate, una fetta biscottata. Ok, ho smesso di girare il video con la videocamera perché veramente mi sono resa conto che la risoluzione è proprio una schifezza. Ho appena finito di allenarmi, oggi cardio fix, cioè sto a morire, poi fa caldo perché è nuvoloso, ci sta tipo la cappa, fa un caldo della miseria, cioè veramente non so quale santo mi ha portato a termine l'allenamento. Comunque vado a preparare il mio post allenamento. Come post workout oggi ho voglia di un tortino proteico, quindi lo vado a fare dentro questa ciotolina. Oggi voglio cambiare, anziché farlo in cazzo voglio farlo qua, vediamo un po' che esce fuori. E poi lo farò cuocere a microonde e niente, andiamo a vedere come lo trovo. Cotto, eccolo qui, bello ciccioso. Adesso lo faccio freddare e nel frattempo mi vado a fare la doccia. Un consiglio che volevo darvi è: dopo l'allenamento cardio, quindi non pesi,
Dopo l'allenamento cardio vi consiglio di aspettare almeno mezz'ora, un'ora prima di fare lo spuntino, comunque di mangiare, a meno che non sia da morire di fame ovviamente, perché dopo l'allenamento cardio noi, il nostro corpo, il nostro organismo continua a bruciare, quindi se noi comunque andiamo a mangiare dopo aver fatto cardio, cosa succede? Che quello che mangiamo il nostro corpo comunque in un certo senso non lo assimila, quindi non ne trae benefici. Cosa lo facciamo a fare altrimenti lo spuntino post workout? Proprio per far riprendere il nostro corpo da uno sforzo, comunque da uno stress, ok? Quindi io vi consiglio di aspettare un po' di tempo prima di fare lo spuntino. Cosa differente invece se fate allenamento pesi. Già fatta, adesso faccio merenda. Allora vado a mangiare ovviamente il mio tortino e sopra ci metto un goccino piccolissimo di miele, che io sono tipo Winnie Pooh. Inquadro. Ok. E che tra l'altro questo miele l'ho preso al Lidl, è veramente buono, non me l'aspettavo, pensavo fosse tipo un'incuratura invece no. Quindi vado a mangiare il mio tortino fatto con proteine e farina d'avena e poi vado a mangiarmi anche un po' di anguria. Se non lo sapevate, l'anguria ha un indice glicemico che è praticamente identico o pari quasi a quello della banana, quindi è un fantastico spuntino post workout, proprio perché essendo molto zuccherina ci aiuta a ristabilire i livelli di glicogeno nel sangue. Quindi se non lo sapevate, sapevatelo. Allora, è ora di cena, io mi stavo dimenticando che ovviamente stavo vloggando e me lo stavo scordando. Allora, vi faccio vedere la cena che ho già preparato, molto leggera, io la sera mi tengo sempre leggera, non lo so, sono stata abituata così. Vi faccio vedere. Allora, qui ho petto di tacchino cotto tipo alla piastra, vedete, bello brustolito, con un pochino di pepe e limone. Qui ho un po' di un po' di provolone piccante e qui invece ho una montagna tipo di insalata, che questa è valeriana, con dei pomodori, e i pomodori sono i cuori di bue, non li avevo mai mangiati prima d'ora, li ho scoperti da pochissimo, sono veramente buonissimi, tenerissimi, morbidissimi, fantastici. E niente, questa qui era la mia cena, adesso mangio. E questo era quello che mangio in un giorno di Portion Control Diet, che è lo stile di vita che ho fatto mio e che con il quale mi sto trovando veramente benissimo e adoro. E se non avete visto il video nel quale ve ne parlo, vi metto il link sotto nell'info box. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!